Salve a tutti. Oggi vi presento un mio nuovo progetto. Prende lo spunto da una cosa che adesso va abbastanza di moda, quella dei quelli che chiamano natural speaker, ovvero dei supporti di legno che praticamente sono provvisti di una tromba e amplificano naturalmente il suono degli smartphone o dei tablet. Ora vediamo un po' nel dettaglio questo progetto. Ecco qua come si presenterà dietro, fatto appunto come il classico portaritratti, quello che si mette sopra i mobili, e questo come sarà il fronte, con nella parte bassa la tromba realizzata con due profilati quarti di tondo. Dietro questi due profilati quarti di tondo ci sarà giustamente la gola della tromba. Sulla gola andrà ad appoggiare lo smartphone, qui non la vediamo, è nascosta qui dietro. Ora, il problema è trovare i profilati quarto di tondo, io li ho visti in passato, ma non, adesso non li trovo più e quindi dovrò provvedere a costruirli io i profilati e provvederò praticamente realizzando dei cerchi con una sega a tazza, tagliandoli poi a metà, incollandoli insieme e poi alla fine farò un profilato a mezzo tondo che poi taglierò. E realizzerò alla fine il quarto di tondo. Con questo quarto di tondo andrò a fare appunto le due parti della bocca della tromba. Dall'idea iniziale alla realizzazione, chiaramente qualcosa è cambiato. Mentre facevo praticamente la bocca, la stavo costruendo. Avevo appena finito di fare il profilato, ho fatto un cambio in corso d'opera e praticamente, visto che di bocca si tratta, ho pensato di farla così. E allora, l'idea chiaramente a questo punto di chiamarlo Botulino. Potevo chiamarlo altrimenti. Allora, questo è uno smartphone, il mio Redmi 5, Xiaomi. Vedete, ci sono gli altoparlantini. Questa è la tromba. Ed ecco qua il supporto, vedete, il buco, quella è la gola della tromba, lo smartphone si mette qua. Ed ecco qua, ok? Benissimo. E possiamo andare a sentire la musica. Un po' di pubblicità. La differenza. Ecco qua, adesso andiamo a vedere come lo ho realizzato. Straight doing it.
What up, Don? Done.
straight doing it. Allora, intermezzo, metà lavorazione. Ho fatto la tavoletta di supporto, ripeto che se non l'ho ancora detto che questo qui è il fianco di un cassetto rotto, recuperato. Non è un granché, ma per fare la prima versione, il prototipo, più che bene. Poi ho fatto, appunto, visto, tagliato tutti i dischi, no? Ho avuto qualche difficoltà a tagliarli. Ora praticamente cosa faremo? Queste saranno le due parti della tromba, una sopra e una sotto. Ideona. Cioè che sono un po' imperfette e sto pensando, riflettendo sul fatto che siccome sono imperfette posso sfruttare questa loro imperfezione. E la fattispecie. Ecco qua, e poi qui sotto. Che ne pensate? Vado avanti così? Allora, approfitto di questo lato impreciso per farlo di qua. Done.
straight doing it. What up, Don?
Allora, per il retro praticamente utilizziamo sempre questo che avanza dalla costola praticamente laterale, dal fianco laterale al cassetto. Taglieremo qui e taglieremo qui. Eccola qua, tagliata. Adesso la vado a carteggiare e la rifinisco.
pancetta arrotolata, abbondante formaggio misto peorino parmigiano, delle fette di pane abbrustolite e l'ingrediente più importante della vita, come la chiamo io, ossia l'acqua, che è molto importante perché fate una minestra, ci vuole l'acqua. Se non c'è del brodo, la miseria, del brodo, la carne ne vedeva un pochino per in su, e allora usavano l'acqua, l'acqua che è la vita, ve lo ricordo, perché uno sapesse che senza acqua fa bene il cioppe. Un paio di spicchi d'aglio, c'è l'olio di vello buono, c'è un po' di sale e un po' di pepe e c'è anche un ramettino di rosmarino. Iniziamo subito col mettere 5-6 cucchiai d'olio in un tegame. Dopo aver messo 5-6 cucchiai d'olio in un bel tegame, deve essere caldo, mi raccomando, ci andremo a mettere un paio di spicchi d'aglio, mi raccomando levatevi l'anima come al solito, e andremo a farli rosolare con uno spicchiettino di rosmarino. Metteremo due spicchi d'aglio nel nostro olio a rosolare con un bel ramoscellino di rosmarino, va bene? E la nostra pancetta